Una manovra finanziaria pericolosa che rischia di isolare l'Italia e creare danni incalcolabili. È una bocciatura secca quella del parlamentare salernitano del PD Piero De Luca a quanto sta facendo il governo pentaleghista. Per quanto riguarda la manovra finanziaria, noi siamo profondamente preoccupati perché riteniamo che le misure proposte dal governo, per la verità ancora molto confuse allo stato attuale, non vadano nella direzione giusta. Noi riteniamo fondamentale lavorare sulla crescita, sugli investimenti, sullo sviluppo e soprattutto sulla creazione di lavoro, in particolar modo nel Mezzogiorno. Abbiamo proposto delle soluzioni relative, per esempio, alla decontribuzione agli under 35 assunti nel Mezzogiorno, la riduzione del costo del lavoro, un grande piano di rilancio e di in continuità della misura impresa 4.0, la misura Resto al Sud da rinnovare nei prossimi anni. Di tutte queste soluzioni e proposte il governo non ne ha accolta nemmeno una e ha proposto soltanto misure che sembrano di puro assistenzialismo ma che in realtà non produrranno nessuno degli effetti desiderati e renderanno soltanto le nostre famiglie, i nostri giovani più poveri e li metteranno in una condizione di ancora maggiore difficoltà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Preoccupazioni anche per le dichiarazioni di Grillo all'Italia 5 Stelle contro il Presidente della Repubblica. Ma guardi, loro sono da anni abituati ad andare molto al di là del consentito per quanto mi riguarda e noi dobbiamo combattere anche per questo un grande lavoro civico nella società per riportare serietà e responsabilità all'interno della politica e per dare il giusto peso e il giusto valore alle istituzioni democratiche del nostro Paese. Senza il rispetto delle istituzioni davvero si corrono rischi di derive che non giovano né alle famiglie né ai giovani né alle imprese. Davvero noi siamo preoccupati per questi atteggiamenti. Credo ci sia bisogno davvero di serietà e responsabilità.